Prosegue il viaggio itinerante del videogiornale. Tappa ad Agrigento Nord, al quadrivio Spina Santa. Gli interventi al microfono. Dario Piparo. Quadrivio perché intersecato in quattro vie. Spina Santa perché gli arabi vi coltivavano una pianta spinosa che si credeva procurasse effetti prodigiosi sulla prevenzione delle malattie. Fino a un secolo fa disabitato, luogo del grande mercato, di coltivazione e allevamenti. Nel 2014 è un intreccio di automobili incastrate in uno degli incroci meno comprensibili della logica stradale. Poche segnaletiche, grande spazio all'interpretazione. Il quadrivio se ne sta a nord di Agrigento, ponte di collegamento tra il centro città e punti d'alta densità come il polo universitario e il tribunale. Ospita anche alcune scuole, anche superiori. La gente ci arriva, ci transita e ci vive. Sono parecchi i palazzi e le zone d'espansione per circa 11.500 abitanti, secondo una stima del 2010. I problemi non sono granché differenti rispetto alle altre zone di Agrigento. Segnaletica estremamente carente, che in un quadrivio però amplifica la propria rilevanza. Strisce pedonali fantasma, quasi del tutto stinte, deficit strutturali palesi come manti stradali male assortiti e tombini sovraesposti. Abbiamo parlato con Marcello Lascala, titolare di una bottega gastronomica proprio al centro del crocevia. Le cose sono abbastanza semplici, non è che ci vuole chissà che cosa, però anche queste cose semplici qua diventano un problema, come per esempio le strisce pedonali che sono scomparse completamente, perché questo quadrivio non si può ancora considerare un bivio, un quadrivio, questo è una piazza dove confluisce tanta gente per i vari uffici, con le scuole, con un centro abitato grandissimo, per cui le minime regole, le minime cose, servizi essenziali credo che è giusto che l'amministrazione le faccia. Le strisce pedonali, come ripetevo, una buona illuminazione in qualche parte manca. Poi per quanto riguarda le strade, c'è la via per Santi Mattarelli che stanno iniziando, dopo tante denunce, finalmente stanno iniziando nuovamente ad asfaltarla, la parte a valle. E tante cose fatte male, anche questo asfalto messo qua in via per Santi Mattarella è stato fatto con i piedi, nessuno controlla, non lo so se è giusto tra un tappetino e l'altro con due aziende diverse lasciare un centimetro di gradino, non lo vedo in nessuna parte. Però il problema degli altri disservizi sono numerosi, come per esempio le fermate dell'autobus, non sono regolamentate, si fermano gli autobus all'inizio, al bivio completamente per fare salire i ragazzi. E questa è una lacuna, una cosa molto importante, perché stare un autobus fermo per 2 minuti, 3 minuti per far salire i ragazzi della scuola crea delle file che non finiscono mai. Quella alle nostre spalle è via Madonna delle Rocche, che praticamente si ricongiunge sull'arteria principale ma è sprovvista di stop. Sì, questo è un pericolo pubblico, più volte l'abbiamo segnalato come cittadini, perché qua ci sono due scuole qua sopra, quindi chi scende da via Madonna delle Rocche effettivamente ha l'obbligo, ha la destra libera e può uscire osservando chi viene da questa strada, ma chi scende si deve fermare e dare la precedenza, quindi per evitare tutto questo casino, perché effettivamente i ragazzi scendono a 3.000 e salgono a 3.000, qua occorre soltanto uno stop, una semplice segnaletica con il fermarsi, in modo che non si provoca nessun incidente. Già ci sono stati alcuni ragazzi che hanno avuto degli incidenti tra macchine e moto, tra macchine e macchine ci sono state. Basta, per evitare questo, basta effettivamente una segnaletica, una tabella e una striscia orizzontale a terra e si toglie il pericolo.